libro. So che non ami parlare dei tuoi libri, però in questo caso no, l'argomento, anche per chi ci segue, è troppo interessante. Sì, ma l'argomento certamente. L'ombra e la luce, Caravaggio, Vermeer. Una domanda che ti volevo fare, perché so quanto la cosa ti interessa. Il libro commissionato. Sì, sì, è bellissimo. Ecco, questo è un libro che tu non hai immaginato da solo. No, perché tutti ti potrebbero chiedere come ti è venuto in mente Caravaggio per me. Mi è venuto in mente perché Paolo Repetti... Questa è una collana, è una collana che propone... Ha stabilito di inserire questo libro in questa collana di Stile Libero e Einaudi, che è tutta fatta con questo principio, cioè... Con contrapposizioni. Certo. Noi stessi nei nostri colloqui abbiamo parlato, per esempio, di un volume di questa collana che è quello Atene Sparta dell'Eva Cantarella, che è molto bello. E che appunto segue questa stessa impostazione, cioè si prendono due personaggi, nel caso della Cantarella due città, e si mettono a dialogo, anzi, che hanno diciamo dei rapporti, nel caso di Sparta Atene è evidente il rapporto, poi la Cantarella lo esplicita. Caravaggio e Vermeer alla fine non è forse così evidente alla prima, però poi è interessante. Repetti ha commissionato questo libro per inserirlo nelle pubblicazioni, nelle celebrazioni del 450° anniversario della nascita di Caravaggio, perché Caravaggio è nato nel 1571 e nel 2021, certo, possiamo considerare una sorta di anniversario. Quindi il libro nasce effettivamente soprattutto pensando a Caravaggio. A questo punto l'editore ha pensato appunto che si potesse creare un testo a contrapposizione, e quindi non c'è dubbio che nell'arte del Seicento Caravaggio in Italia, Vermeer nei Paesi Bassi, rappresentano due emblemi del modo di rappresentare la luce. E quindi poi L'ombra e la luce è il titolo, è il sottotitolo, e anche se appunto, mentre Atene e Sparta, per dire, hanno avuto contrasti, contatti, eccetera, Caravaggio e Vermeer no. Vermeer nasce quando Caravaggio è morto di tempo, quindi i due personaggi non si sono le due opere somme, emblematiche, per usare un tuo aggettivo, le due opere somme. Emblematiche dei due, sono quelle più celebri, sono proprio all'inizio del libro, sono la vocazione di San Matteo nella Cappella Contarelli, che ecco, l'anno è proprio il 1600. Eh sì, è stato scelto anche per questo. 1600, è proprio l'opera paradigmatica. L'anno di cui tu ti sei spesso occupato, sì, il giubileo, certo. Le mostre che hai fatto, è un anno molto importante, quindi 1600. Mentre invece il celeberrimo, se pensiamo che tu citi, pensiamo al mitico, altrettanto mitico Proust, e a tutti i passaggi e le riflessioni che lui dedica a questo alla veduta di Delft. Che è 1660, quindi siamo 60 anni dopo. La data non è stabilita in modo equivoco, però è molto probabile che gira intorno a quello. Comunque 60 anni separano queste due celebri, che proprio prima che il libro inizi sono proprio inserite sullo stesso foglio, su una facciata, e anche un bel montaggio, devo dire, graficamente. Questi libri, io amo molto i libri in audio, però devo dire che proprio i caratteri sono molto belli, anche da un punto di vista è un'edizione estetica. Secondo me è molto bella. Tu hai scandito questa serie in sei capitoli, intrecciandosi un po' si parla di Caravaggio, un po' di Vermeer, e si indicano, non dico punti di contatto, ma punti di comune interesse per lo studioso, l'appassionato di oggi. Cioè, Vermeer non chissà se Vermeer ha mai visto un quadro di Caravaggio. In realtà mica si sa. Interessante il primo capitolo, perché mi ricordo bene tutto il lavoro che tu hai fatto sul mestiere dell'artista. Il primo capitolo si chiama Il lavoro del pittore. Sì, l'ho titolato così apposta, per fare una specie di citazione di me stesso, cosa che in linea di massima ho sempre rifuggito.
sempre lì. Lo so, però perché, invece, però in questo caso tutto sommato perché mi piaceva l'idea, cioè, anche perché è un argomento importantissimo, no? Poi quello che, l'attività vera, reale, sì, il mestiere, quello che unifica questi due grandi geni, se non altro che fanno lo stesso mestiere, certo, fatto. Poi punti di vista, la vita in casa, Emulo di Leonardo, amici e nemici in poco tempo, quindi scandito. Oh, sì. Io vorrei sottolineare come in tutti questi tuoi lavori, lo dico da un punto di vista letterario, tu metti sempre in evidenza un tema, non solo in questo libro, è proprio un tuo tema dominante. Vorrei dire questo del tuo tema dominante, e poi del tuo modo di scrivere, che devo dire è molto piacevole, non dovrei dirlo io, ma insomma, perché è esattamente identico al tuo modo di parlare. E questo è molto raro, che il modo di parlare coincida con il modo di scrivere. Sì, molto sì. Piano, discorsivo, sì. Dialogico. Ecco. E poi invece il tuo tema dominante è il luogo comune. E mai come sui grandi, figura di della luce, Caravaggio, Vermeer, come sui grandi si possa proprio incrostare, no? Il luogo comune. Beh, sì, certo. Tu su questo che dici? Qual è il luogo comune più trito? Beh, Caravaggio è il pittore maledetto, certo, che Vermeer adesso è la ragazza con l'orecchino di terra, infatti, perché beh. Quello effettivamente ha dato un contributo favoloso al film. Cioè, diciamo, Caravaggio, ecco, il pittore, l'artista cattivo che appunto è perseguitato da una sorte maledetta, e che poi tra l'altro tu sai bene che io un pochino, cioè nel libro non è che lo dico, però che ci sia una sorta di maledizione sulla figura di Caravaggio, un po' ci credo, anche se questo non lo so. Sei più superstizioso di quello che immagini. Sì, sì, beh, insomma, la maledizione. Chi lo tratta male, però non chi lo tratta bene. Sì, ma nessuno lo tratta bene, questo è il punto. Come nel perché celebre film tu... Questi Fantasmi. Sì, perché il Caparra, che assomiglia molto a Caravaggio. Sì, perché Caravaggio, essendo idolatrato, essendo oggetto di studi sovente profondissimi, e poi negli ultimi 50-60 anni gli studi sul Caravaggio sono stati poderosi, scoperte innumerevoli, non tanto di opere, sappiamo bene che le opere attribuite, vabbè, spesso lasciano il tempo che trovano, ma di documenti, di testimonianze, cioè noi sappiamo moltissimo del Caravaggio, però questa immagine negativa che quindi diventa positiva, come dire, il bel tenebroso, quello, certo. L'uomo cattivo che ha sempre molto successo, che piace alle donne, cioè una sequela di luoghi comuni che però in effetti, pur essendo tali, una qualche motivazione c'è. Vabbè, effettivamente. Io nel libro cerco di tenere un atteggiamento equilibrato, cioè né mi metto nella posizione di quello che dice è tutto sbagliato quello che stavo dicendo. Ma no, questo tu non lo fai mai. Ma no, ma poi non. No. Neppure però insisto molto su questi aspetti. Più banale. Ma a proposito della luce, quella è una cosa che io trovo bellissima. Mi ha sempre molto affascinato il tema della luce come chiave di accesso capirai, certo. A un mondo che non è quello reale. Beh, sì, poi... è una pittura figurativa, ovviamente, certo, no? Questa di cui stiamo parlando, ma è comunque altamente astratta in qualche modo, metaforica. Cioè questo tema dell'ombra, del buio proprio. Guarda, di cui parli per Caravaggio, sì, sì, e della luce per Vermeer, anzi della luce, tu parli molto anche del dettaglio che sì, la luce appunto mette in evidenza. Rivela. È un tema metafisico, teologico, molto in Vermeer, sì. Cioè Vermeer, io tendo a leggerlo, ma tutti, cioè, un po' nella chiave che piace tanto a te, o Zen, sì. Perché in effetti sì, si può parlare di contemplazione, però la contemplazione di Vermeer è fatta attraverso un flusso luminoso che tiene conto proprio del principio della la luce come corpuscolare, diciamo così, sì. No? E lui mette proprio i punti e dà fisicità, no? E nello stesso tempo è il massimo dell'astrazione. Ma qui ti voglio dire che io credo molto a questo fatto della non contrapposizione tra concreto
è astratto, no? Seguo molto. Perché il concreto è astratto, sì, sì. E l'astratto è concreto. Tu, no? Sai, è che io sono, sono amico, sono amico e seguace in qualche modo di un grande studioso che si chiama Francesco De Bartolomeis, che è un mio carissimo amico. Il tuo amico centenario. Il mio amico centenario, anzi per esattezza di anni ce n'ha 103. De Bartolomeis, che è un pedagogista, insomma, però lui ha scritto molto, però sempre in una posizione un po' marginale, di d'arte. E lui, nei suoi scritti, alcuni dei quali a mio avviso pregevolissimi, sostiene continuamente la tesi che non esiste nella storia dell'arte la contrapposizione astratto-concreto, ma che l'astrazione è la dimensione portante della storia dell'arte in sé e per sé, e c'ha perfettamente ragione. E mai come in questo studio di contrapposizione Caravaggio-Vermeer questo concetto emerge via. Io nel libro non ho citato esplicitamente Francesco De Bartolomeis, perché lui non ha scritto su Caravaggio, su Vermeer. La bibliografia di questo libro è minimissima ed è proprio riservata soltanto a pochissimi scritti che io ho scelto perché faccio maggiore riferimento a quelli. Però indubbiamente un'asse portante di questo libro è che Caravaggio, Vermeer sono dei giganti dell'arte, perché meglio di tanti altri vivono questa esperienza, certo, dottrinale e nello stesso tempo visiva. Cioè, ecco, infatti il libro si chiama L'ombra e la luce. Certo. Ora, nell'ombra che vedi? Più si infittisce più non vedi niente. Nella luce più aumenta e più non vedi niente. Quindi in effetti questa crinale sottile tra la mirabile visione, che nel Caravaggio per me è evidente, eccelsa, e la sparizione stessa della percezione, quindi il buio assoluto in cui non vedi più niente, o al limite... Poi lo sai che nel mondo della fisica lo sai che la materia oscura è quella più densa di materia sconosciuta, ed è tantissima. Lo so, che la poi materia è la maggioranza, no? Che noi, sì, cioè, diciamo, quella che noi chiamiamo materia oscura, la materia è oscura. Percentualmente la parte più imponente, ecco, del mondo, del sistema, mondo del sistema in cui noi viviamo, allora, che non conosciamo. E allora ti dirò che di questa fa parte la storia dell'arte, perché almeno per me è una materia oscura. Però questo caffè è concreto. Sì, è oscuro pure lui, però è nero. È nero.